tutti e benvenuti o bentornati su Gamer Loop. Io sono Paolo e questo è il settimo episodio di Resident Evil 3 Nemesis. Ok ragazzi, allora dobbiamo tornare alla torre dell'orologio e ho deciso di portare con me questa bellissima Magnum perché penso che potremo averne bisogno. Ora, senza perderci in ulteriori chiacchiere, proviamo a venire fuori da questa situazione. Siamo ancora senza cure, vi ricordo. E siamo braccati nuovamente dal Nemesis. Per il momento ci sta lasciando in pace, ma io credo che tornerà in grande stile. Me lo sento. In uno di questi corridoi ci farà un bel bubù. Ok, questo alla fine l'abbiamo bruciato. Sembra che sia stata accorciata. Va bene. Saliamo la scala. Per qualsiasi incontro, ragazzi, per qualsiasi scontro, ci troveremo veramente in difficoltà adesso. Perché non avendo le cure, sarà tutto dato dalla fortuna. Ok, qualcosa abbiamo fatto. Che cosa però? Non ne ho la più pallida idea. Ok. Salvataggio rapido. E scendiamo. Credo almeno che dovremmo scendere. Ed ho la sensazione che dobbiamo andare forse nel giardino, visto che abbiamo visitato tutte le stanze. Ah! You're saved. Sì. Down here. It's finally over. Sì, it's finally over for us. Ragazzi, abbiamo fatto bene a portare la Magnum. Non so se riusciremo a cavarcela però. Eccolo! Ok! Non è stato sufficiente, ragazzi. Rialzati, Jill! Cazzo.
Ragazzi, è durissimo. Oh, finalmente. Fosse la volta buona. Jill! Jill! Hang in there! What have I done? I'm sorry, Jill. Please, wake up! Ok, ragazzi, la nostra Jill è stata anche Jill. Infettata, quindi... Jill! Adesso... October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Ok, ragazzi, siamo stati infettati dal virus e rischiamo seriamente di trasformarci. Into a zombie. Don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Ok, adesso utilizziamo Carlos. Direi di salvare, visto che siamo riusciti a fare dei progressi notevoli. Oh, Carlos, ragazzi, ha anche le cure. Quindi cosa molto buona. Direi di salvare subito. Lasciamo questo e prendiamo le munizioni del mitragliatore. Facciamo anche un salvataggio rapido. Chi c'è? Cazzo! Non mi ricordavo che questi li avevamo lasciati liberi e vivi, soprattutto. Ok. No! Oh cazzo, ragazzi. Comincia a essere impegnativo. Tra le altre cose, il Nemesis sarà morto? Non mi ricordo. Non possiamo uscire sul giardino, non possiamo salire le scale. Quindi che cosa possiamo fare? Ah, abbiamo la stanza iniziale. Ma non
c'è niente. Forse questo sta ad indicarci che ci sono le grandissime mamme graziose nei paraggi. Ok, qui sembra che non ci sia niente. Ok. No, non sembra ci sia niente, niente. Quindi direi di andare nella stanza lì dove c'è la porta blu. La porta verde, scusate. E vediamo un po'. Direi che ce n'è un altro. Ok. Li abbiamo sistemati per fortuna. Abbiamo anche la pistola con noi, quindi non è male. Ok, qui ci siamo già stati, quindi qua non mi sembra si potesse proseguire. Ah, il grande Carlo si riesce a spostare la campana. E quindi possiamo uscire attraverso questa porta, ok. Salvataggio rapido. Eccoli qua. Direi di aspettarli anche un po' più distanti, così risparmiamo la munizioni. Niente. Ok. Questo è ancora vivo. Incredibile. Allora, qua abbiamo l'ospedale. Quindi forse possiamo trovare... Totalmente rotto, ok. Quindi forse possiamo trovare la cura per Jill. Invece, andando in quest'altra direzione, che cosa abbiamo? Vediamo un attimo. Prima di entrare nell'ospedale. Ah, c'è anche un'altra porta. E qua c'è il parco, il cancello principale del parco di Raccoon. È chiuso. È chiuso da una semplice serratura, quindi non possiamo entrare nemmeno qui. Unica direzione, l'ospedale. Ok,
Gli Hunter! Che palle, ragazzi! La robusta imposta è abbassata. Per chi non lo sapesse, gli Hunter erano presenti nel primo Resident Evil, sia nella primissima versione, quella del 96, sia nel remake. E sono dei nemici abbastanza impegnativi, diciamo, soprattutto le difficoltà più alte, perché richiedono parecchi colpi e sono velocissimi nei movimenti. Per il momento ce la siamo cavata. Salviamo, va. Ah, abbiamo anche la possibilità di salvare qui? Sì. Quindi facciamo un salvataggio di quelli veri. Ho già visto che qua c'è una cosa bella. Speriamo che queste cure poi possiamo darle a Jill. Allora, vediamo. Questo lo rimettiamo a posto e vediamo di andare avanti. La tenda è tirata e non riesco a vedere la stanza accanto. Posso solo immaginare. L'erba blu la prendiamo? Ma sì, dai. Munizioni per la pistola. Che schifo non fanno. Vuoi prendere mangianastri? Sì. E lo esaminiamo pure. Un registratore portatile su cui è registrata la diagnosi di un paziente. Basta. Non devo usarlo al momento. Qui per caso c'è la mappa? Sì. Mappa ospedale. Noi non la usiamo. Qua c'è anche un diario? Sì. Diario del direttore. 10 settembre. I pazienti soffrono inizialmente di cancrena e congestione del sangue. In seguito le loro menti iniziano ad alterarsi lentamente fino a che non rimane più nulla di umano. Quando questo accade, anche ucciderli senza pietà risulta vano. Dopotutto sono già morti. Questa malattia è differente da qualsiasi cosa abbia mai visto finora. Una volta che la mente del paziente è svanita, costui si trasforma in un mostro bramoso di carne e agisce come un animale selvaggio in cerca di sangue. 18 settembre è arrivato in ospedale un altro paziente e mostra già i sintomi della prima fase della malattia, ma non ho chiuso occhio negli ultimi giorni e non accetto che questi pazienti diventino zombie. Io non sono un normale cittadino, io sono un dottore e, anche se dovessi morire, le mie cartelle cliniche potrebbero servire a trovare una cura. Abbiamo perso gran parte dei medici e dello staff nella lotta contro i pazienti zombificati. È impossibile mantenere l'ospedale in queste condizioni e so bene che per me è la fine. Sto iniziando a provare il disgustoso desiderio e la voglia di carne riscontrata nei miei pazienti. È veramente la fine. Ok. Un caffè abbandonato a metà. No, non c'è altro. Vediamo un po'. Una serratura a comando vocale. Vuoi premere il pulsante del microfono? Sì. Per favore inserisci la tua voce. Immaginavo. However,
Ok. Bene, il registratore ce l'ha tolto. E saliamo o scendiamo, non so dove stiamo andando. Teniamoci pronti. Ah, che piano vuoi visitare? 3P S3. Andiamo al 3P. Ok, qui abbiamo diverse stanze da visitare. Adesso gradualmente le visitiamo tutte. Ok. Ok. Con la salute ci siamo ancora, per fortuna. Che almeno sia servito a qualcosa entrare qui. Speriamo. Sembra che qualcosa è stata messa qui. Però non ci dice altro. Il corpo di un dottore sta tenendo un talloncino. I numeri stampati sul talloncino sono 104. Ok. Quindi questa stanza forse serviva soltanto a vedere questo numero. È chiuso, il cartello dice 402. Data room. Don't shoot! No! Nikolai? You're still alive? Eccolo il simpaticone. You saw what happened? What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! Allucinante, ragazzi. È troppo buio per vedere fuori. Ah, Nikolai è stato sbalzato fuori dalla finestra. Mentre l'altro ragazzo qui, ovviamente, è esploso. Ok. Continuiamo a vedere. Un cartone contenente dei prodotti chimici. E poi cos'altro abbiamo? Vuoi prendere chiave infermieria? Boh, sì. Delle creature sconosciute sono immerse in formalina. Foto di... Gli zombie camminano. C'è scritto gli effetti del T-Virus sul retro. Ok, diamo una controllata veloce. Sembra essere un libro di medicina. Vediamo che non ci sia niente di importante da raccogliere, tipo munizioni o cure o altro. Non sembra. Ed abbiamo preso la chiave. Esamina. Sembra essere una chiave dell'infermeria. Sulla targhetta c'è scritto 402. Ok, è la stanza in cui abbiamo provato ad entrare poco fa.
Salvataggio rapido. Ed entriamo. La chiave è inutile, la lasciamo. Ok. Montagne di Arkley. Le conosciamo, stanno vicino. Sembra che qualcosa è stata messa qui. Ok, questa è una scala, un qualcosa da spostare. Allora, cerchiamo di capire un po'. Vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Abbiamo preso tipo la corrente, perché? Che cosa significa? Ok ragazzi, non lo so. Uscirei un attimo e proverei ad andare nell'altro piano. Forse ci viene data una qualche spiegazione. Che piano vuoi visitare? PT dovrebbe essere quello di prima. Ok. Carichiamo. Siamo rimasti con soltanto il 12% delle munizioni. Allora ragazzi, io vado un attimo a salvare e chiudo l'episodio. Poi la prossima volta visitiamo il prossimo piano. E cerchiamo di venire fuori da questa situazione. Dobbiamo trovare la cura per Jill. Sicuramente bisogna capire un attimo che cosa dobbiamo fare. Ok ragazzi, benissimo. Abbiamo affrontato il Nemesis. La nostra Jill è stata infettata dal virus T. E adesso con Carlos stiamo cercando di trovare una cura. Sicuramente nel prossimo episodio ne verremo fuori. Io vi ringrazio per aver seguito anche oggi con me le avventure di Jill e Carlos. Vi invito a lasciare un like sulla mia pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com/gamerloopitalia e ad iscrivervi al canale se i miei contenuti vi piacciono. Grazie mille, ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao ragazzi!